Seconda edizione del Festival del Cambiamento, tanti appuntamenti tra Trieste e Gorizia, presentiamo questa importante iniziativa. Sì, ma l'iniziativa è importantissima in quanto già il suo nome, no? Festival del Cambiamento, iniziativa che noi, Camera Venezia Giulia, questa è la seconda edizione, sarebbe la terza, abbiamo fatto il numero zero nel 21, 22 l'altro anno. Cosa vogliamo fare con le feste del cambiamento? Ma vogliamo fare un punto della situazione internazionale in una città che da sempre è internazionale per la sua posizione geografica, geopolitica, per laboratorio da sempre di nuove iniziative, nuove tendenze economiche, scientifiche e di ricerca. Per cui questo cambiamento posizionato sull'ex area dei confini di Trieste e di Gorizia ha un suo perché. I temi sono tanti, sono quattro temi principali con i sottotemi, saranno discussi da illustri relatori di fama internazionale, nazionali e internazionali. I temi che andiamo a discutere saranno l'intelligenza artificiale, che adesso tutti la volevamo, adesso tutti abbiamo paura, i cambiamenti climatici, che è un tema che non moriamo, che ogni anno riproponiamo per fare il punto cosa abbiamo fatto, cosa c'è da fare, cosa potremo fare. E anche qui il cambiamento di noi stessi, noi siamo cambiati dopo la pandemia, non siamo più gli stessi, viviamo in diversa maniera, abbiamo nuove esigenze, diamo più valore al tempo libero, valore al rapporto con gli amici, con la famiglia, con i figli. E anche questo è un tema, perché prima uno era al primo punto lavoro, devo lavorare, far soldi per far star bene gli altri. Oggi invece si è capito che far star bene gli altri forse basta lavorare un po' di meno e stare più con la gente. Sono tutti temi che andremo a toccare, la transazione tecnologica, la transazione verde, green, insomma sono argomenti che non basta il titolo, no? Bisogna capire cosa ognuno di noi può fare nella propria vita giornaliera e con il proprio lavoro e come istituzioni. Per cui direi che i temi sono tanti, il nostro scopo è quello di far diventare e diventerà sicuramente un festival annuale che piano piano, come è successo a Meeting di Rimini, Festa dell'Economia di Trento o altri festival tematici, anche questo arriverà a un suo perché. A sottolineare la valenza di questo evento ci sono anche importanti realtà che lo supportano, ricordiamole. Sì, ma l'importante abbiamo main sponsor che è BAT Italia, l'azienda che è arrivata a Trieste e si sta inserendo prepotentemente con tecnologie avanzate, ecco, cambiamento sta anche là. Le due fondazioni, Fondazione di Trieste, che ringrazio il suo presidente Paniccia, così come il presidente della Fondazione Gorizia Bergamin, e poi abbiamo il patrocinio di Union Camera Nazionale, insomma dei vari altri sponsor minori che ci supportano. Abbiamo la regione che ci dà il patrocinio, il comune di Trieste, insomma un po' tutti gli attori istituzionali e regionali. Seconda edizione del Festival del Cambiamento, quanto è importante in questo momento parlare proprio di cambiamento? Per la nostra città un po' meno, ma penso per le altre città dell'Italia, pensa tu solo all'ambiente, noi abbiamo il termovalorizzatore, abbiamo uno dei migliori depuratori d'Europa, addirittura l'OGS ci ha detto che abbiamo l'acqua troppo pulita, in altre città dell'Italia questo non esiste, per cui il cambiamento innanzitutto sotto il punto di vista ambientale e dopo naturalmente il lavoro, che è molto importante per i giovani, questo deve essere il futuro, il cambiamento. Per il secondo anno, The European House Ambrosetti affianca la Camera di Commercio Venezia Giulia nell'organizzazione del Festival del Cambiamento, che si terrà il 10-11 maggio a Gorizia e Trieste. Sarà l'occasione per confrontarsi sui grandi temi che decisori aziendali e politici, così come ogni cittadino, devono approfondire per affrontare uno scenario oggi più che mai in rapida e profonda evoluzione. Ogni cambiamento apre sfide, ma anche grandi opportunità. Quest'anno abbiamo deciso di declinare la portata del cambiamento per le imprese, la società e i territori in quattro grandi filoni tematici che animeranno le due giornate della manifestazione. Il cambiamento degli equilibri mondiali e gli impatti per l'Italia, il cambiamento nei modelli di produzione e consumo, il cambiamento nel lavoro, il cambiamento nella scienza, la transizione digitale e l'intelligenza artificiale. The European House Ambrosetti arricchirà con le proprie analisi il dibattito del festival, presentando due studi, con in particolare un approfondimento specifico su come le imprese italiane, del Friuli Venezia Giulia e dei suoi territori, stanno affrontando le sfide della transizione sostenibile e declinando i paradigmi ESG,
con quali azioni e rispetto a quali priorità di intervento. Voglio partire sottolineando dalla lungimiranza della Camera di Commercio Venezia Giulia per aver voluto già l'anno scorso proporre un appuntamento con il Festival del Cambiamento in collaborazione con un partner di altissimo livello come Ambrosetti. Infatti, mai come in questi anni, il tema del cambiamento risulta cruciale per il nostro paese e per le nostre imprese. Prevedere e governare i nuovi trend è l'unica strada percorribile, pena venirne travolti, esserne vittime e non artefici e protagonisti. BAT ha da tempo adottato questa filosofia e comunque protagonista di una profonda trasformazione che attraverso un processo di investimenti e innovazione continua sta portando un importante cambiamento al proprio business, passando dai prodotti tradizionali ai prodotti di nuova generazione. E quindi a potenziare il rischio di dopo. Ed è per questo che abbiamo sposato il progetto del Festival del Cambiamento anche per questa seconda edizione. Come sapete, siamo in fase finale di realizzazione del nostro Innovation Hub a Trieste e abbiamo appunto scelto il Friuli Venezia Giulia proprio per la vocazione di questa terra all'innovazione, al cambiamento e alla contaminazione delle idee. Siamo arrivati da poco, ma abbiamo già avuto modo di avere moltissime conferme di tutto questo per dare appunto piena vita al nostro progetto, al nostro Innovation Hub, che non a caso abbiamo chiamato A Better Tomorrow, un luogo dove innovare insieme verso un futuro migliore. Direi che nuove tecnologie, nuovi processi, tutti i temi che si andranno a discutere in questi 2 giorni sono gli ingredienti che noi stiamo cercando e che abbiamo trovato in generale in Friuli Venezia Giulia, nello specifico anche nella vocazione del Festival del Cambiamento che mette a confronto esperienze, professionalità e scenari diversi e quindi con l'obiettivo che converge con il nostro obiettivo dell'investimento che stiamo facendo a Trieste. Quindi chiudo con un sentito augurio di buon lavoro quindi alla Camera di Commercio, ad Ambrosetti e a tutti i partner di questo progetto che siamo felici di sostenere e che siamo certi possa rappresentare un tassello importante nel nostro cammino verso una Better Tomorrow anche a Trieste. Grazie. In un momento in cui si parla costantemente di cambiamento, qual è l'importanza di essere vicini e di sostenere questo appuntamento? La parola cambiamento viene utilizzata sistematicamente e anche in termini eccessivi, forse, per supportare qualunque idea o progetto. Il Comune di Gorizia sostiene e apprezza in particolar modo l'approccio di questo festival che già nella sua prima edizione ci ha indicato come passare da una teoria del cambiamento a una pratica del cambiamento, e cioè come applicare nei fatti le teorie astratte del cambiamento. Per questo tutto quello che è rivolto a ampliare le conoscenze e metterle a favore della collettività risulta di estrema importanza per gli obiettivi della nostra amministrazione. Seconda edizione del Festival del Cambiamento, sempre a fianco di questo evento, come mai? Allora, la Fondazione Carigo ha come propri compiti istituzionali quello di sostenere il territorio, in particolare il suo sistema produttivo, ma anche di sostenere la conoscenza, la cultura e la ricerca scientifica. Per questo motivo che la Fondazione ha, sin dalla prima edizione del Festival del Cambiamento, ritenuto di sostenere questa importante iniziativa e lo fa con grande interesse, con grande entusiasmo. Festival del Cambiamento, seconda edizione, come mai la Fondazione CR Trieste si affianca a questo importante avvenimento? Uno dei compiti istituzionali delle fondazioni è quello di accompagnare la crescita e lo sviluppo dei propri territori. Noi già dalla prima edizione abbiamo sostenuto questo evento che giudichiamo importantissimo perché oggi, con i cambiamenti in atto, sia nella parte, come dire, geopolitica, nella parte economica, eccetera, crediamo che riflettere sui cambiamenti ci aiuti ad essere pronti anche per affrontarli.